Come vi avevo preannunciato in un nostro incontro faccia a faccia, nell'ultima videoconferenza, per noi Italo Calvino sarà praticamente l'ultimo autore del nostro programma di quest'anno. In realtà noi leggeremo, vi ricordate, l'avevo già anticipato, lo leggeremo insieme in qualche modo a Pasolini. Pasolini e Calvino, a mia parziale giustificazione per questo tipo di scelta, secondo me vanno letti insieme. Perché, beh, a parte più o meno sono coetanei, e soprattutto possono rappresentare per la cultura, per l'ambiente intellettuale italiano, anche per la produzione letteraria del secondo Novecento, due approcci completamente diversi. E due punti di vista diversi. Comincia a enucleare uno che forse è quello principale, diciamo così. Il problema che si pongono entrambi è che cosa fare con la modernità, con la contemporaneità. Ci stiamo bene? Accettiamo la sfida? La rinneghiamo? Diciamo che il mondo come sta configurandosi è irrecuperabile, ha solo fatto dei danni? Alla rinfusa praticamente ho elencato, almeno per quanto ne sappiate già, alcuni aspetti della posizione di Pasolini. Per Pasolini la modernità, la contemporaneità è legata a quei termini che abbiamo visto, no? Neocapitalismo, industrializzazione, viste come negative, come qualcosa che ha raschiato via praticamente la vecchia città, civiltà contadina con i suoi valori, con la sua umanità. Ci ha trasformato tutti in consumatori, quindi la polemica contro il consumismo, la televisione è il veicolo di questa nuova civiltà, che però è peggio delle dittature dei primi insomma, della prima metà del Novecento. Quindi, insomma, Pasolini, come avete visto, è in una posizione assolutamente di conflitto, no? Di rotta di collisione con la modernità, in qualche modo. Calvino no. Calvino non si nasconde, ovviamente, gli aspetti meno così allettanti di quello che sta diventando il mondo. Anche lui, tra l'altro, dal punto di vista, se vogliamo metterla così, dal punto di vista politico, entrambi condividono una sorta di militanza a sinistra, quindi tutte e due fanno parte di quel mondo lì. Tutte e due sono usciti fuori dal famoso Big Bang del neorealismo, quindi condividono certe critiche, no? Ovviamente alla società capitalistica, allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, eccetera. Ok, sì. Però Calvino, al contrario di Pasolini, accetta la sfida. Cioè diceva: io sono uno scrittore, sono un intellettuale, è inutile che mi rifugio, no? In questa specie di palla polemica, no? Dentro cui io insomma coltivo invece i vecchi valori della civiltà contadina. Ormai la civiltà contadina è vera, ha ragione Pasolini, non c'è più. C'è qualche altra cosa. E da scrittore, da intellettuale, dice Calvino, io voglio, no? Voglio, come dire, lui dice accettare la sfida della complessità, insomma, del mondo complesso così come è diventato. Quindi questo è un po', a mo' di cappello, di introduzione, no? Il perché, no? Li vogliamo leggere insieme. Li leggiamo insieme, insomma. Quindi leggeremo a giorni alterne, a targhe alterne, i giorni dispari. Che Pasolini, giorni pari Calvino, sto scherzando ovviamente. Vediamo un attimo, oggi ci limiteremo a vedere, vedete, della slide che spesso ci ha fatto compagnia quando affrontiamo un nuovo autore. Io ho decisamente tagliato la parte bassa che ci interesserà nella prossima video lezione, cioè quello che ci racconta un po' la produzione, insomma, di Calvino. Invece oggi ci concentreremo un pochino sulla sua vicenda biografica, diciamo così. E ho arricchito lo schermo di due immagini di Calvino, una è su un autobus di linea, come vedete, e un'altra invece è al lavoro in una sua casa a Castiglione della Pescaia, diciamo nell'Alta Maremma, alla macchina per scrivere. Vedete? Sì, ancora a quei tempi i personal computer non c'erano. Vediamo un attimo qual è la sua vicenda biografica, iniziando però ecco, dal punto di vista così di una planata
sulla figura di Calvino, su quello che rappresenta, no? La figura e le idee, appunto. Lui è nato da un ambiente di scienziati, entrambi i genitori erano scienziati, quindi lavoravano, insomma, nell'ambito scientifico, incredibile, no? Poi è venuto fuori uno scrittore e si appassiona abbastanza precocemente alla letteratura, quindi vedete, insomma, a volte il DNA gioca brutti scherzi. E addirittura già al liceo comincia a scrivere racconti, quindi ecco, lui non scriverà mai poesie, quindi questo già lo mette, insomma, in antitesi con un aspetto della produzione pasoliniana. Quindi già al liceo comincia a scrivere. Ovviamente per sé, non diventerà famoso al liceo. Seconda guerra mondiale, lui è nato nel 1923, quindi c'è una ventina d'anni quando l'Italia sta in guerra. Diventa antifascista, pur essendo cresciuto in un ambiente, una scuola, in un mondo fascista, lui probabilmente anche, diciamo, annusando quello che si diceva a casa, no, sul regime fascista, lui è antifascista e diventerà poi praticamente, come avevo detto prima, per un certo periodo della sua vita addirittura comunista, quindi all'interno del Partito Comunista avrà una sua posizione, che è quella che, per esempio, avrebbe voluto che il Partito Comunista Italiano si fosse reso molto più autonomo dall'Unione Sovietica, per esempio. Una linea italiana per il comunismo, democratica, appunto, e sicuramente priva di quegli aspetti autoritari che invece purtroppo il comunismo reale nell'Europa dell'Est stava prendendo. Non era un presenzialista, direi, c'è diventato suo malgrado perché il ruolo pubblico lui poi alla fine l'ha coltivato, quindi durante, che ne so, conferenze stampa, presentazioni di libri, sì, lui li faceva, insomma. Lui sa che l'intellettuale novecentesco purtroppo non può sottrarsi da momenti di confronto con il suo pubblico e con i media, soprattutto. Negli anni 60 comincia a masticare amaro dal punto di vista della possibilità ideologica, no? La sua adesione al comunismo, di una possibilità di costruire una società migliore. Vede che le cose non stanno andando come gli dicono, insomma, al partito, e quindi alla fine uscirà dal partito, diciamo così. E poi, ecco, come scrittore e come intellettuale non è stato mai fermo, un dinamismo dal punto di vista dell'annusare in giro quello che, non prendetemi male questa parola, quello che va di moda, no, nell'ambiente culturale e letterario. Lui è perennemente aggiornato, va sempre alla ricerca di qualcosa di interessante, di nuovo. Quindi, quando c'è stato da essere neorealisti, è stato neorealisti. Poi c'è stata una neoavanguardia che ha sperimentato nuove forme di produzione letteraria, lui ci si è buttato a capofitto. Lo strutturalismo, il postmoderno, queste cose non le faremo, però sappiate che, insomma, appena sentiva un odore di nuovo, di novità, lui ci si buttava entusiasticamente, insomma. Proprio l'aspetto proprio autenticamente biografico, incredibile ma vero, nasce a Cuba, ma non è cubano, vedete, Cuba, no? Questa è la Florida, questo è il Messico. A Santiago de Las Vegas, perché nasce lì perché il papà e la mamma lavorano come scienziati, stanno facendo i ricercatori da quelle parti, e la mamma lo partorisce lì. Quindi passa i primi 2 anni a Cuba, ma penso che non ricorderà nulla, non ricordava nulla di quel periodo. A metà degli anni 20, quindi appunto con più di 2 anni, si trasferiscono tutti a Sanremo, quindi tornano praticamente qui dove la famiglia era praticamente originaria. E nel 44, come dicevamo, il suo antifascismo poi diventa, non è come Pavese, eh? Il suo antifascismo diventa militante, cioè diventa insomma attivo. Si unisce a una brigata partigiana, come fa a Fenoglio, no? Solo che lui con i partigiani comunisti ci si trova bene, insomma. E nel 45, quindi fa un anno più o meno di partigiano. E nel 1945 comincia la militanza politica dentro il Partito Comunista, come dicevamo prima. Contemporaneamente porta avanti ovviamente il suo ruolo preferito, che è quello di scrittore, e si iscrive alla facoltà di lettere, un po' tardi perché però c'era stata la guerra, quindi le attività all'università erano bloccate. Comincia a lavorare per la casa editrice Einaudi, che nel frattempo nasce, una delle più grandi case editrici italiane, e dove addirittura arriverà a ricoprire il ruolo di dirigente. Quindi diventa importante. Nel 1956 lascia il Partito Comunista, vedete, molto presto,
Nel 67 si trasferisce a Parigi, dove Parigi ancora evidentemente è una città molto, molto stimolante, dal 67 all'80, quindi pur essendo uno scrittore italiano, la sua residenza è a Parigi, dove trova degli ambienti molto disposti alla novità, insomma, quindi abbandona chiaramente le strutture tipiche del neorealismo. E nel 60, scusate, nell'80 appunto diciamo torna in Italia, un primo periodo. Viene a Roma dal 64 al 67, dall'80 all'85, cioè alla morte, poi resta in Italia. Vita riservata, cioè a parte quello che dicevamo prima, quindi non è un grande pubblicitario di se stesso. E spesso si trasferisce per lavorare dalla caotica Roma a Castiglione della Pescaglia, appunto questa è un'immagine di quella villetta, dove possiede una villa. Qui, poverino, nell'85 viene colto da quel malore che se lo porterà via e sta preparando un ciclo di lezioni, forse noi leggeremo qualche cosina, un ciclo di lezioni che gli erano state chieste, pensate, dall'Università di Harvard negli Stati Uniti, ormai la sua fama, ovviamente, di cui non abbiamo parlato, ma insomma, diventa forse il più famoso, almeno all'estero, in quel momento, scrittore italiano. Quell'università gli aveva chiesto di fare 10 lezioni su quello che secondo lui erano i valori, come dire, sì, i valori da portarsi dietro nel XXI secolo. Quindi siamo nell'85, al 2000 manca ancora parecchio, però gli hanno chiesto: senta, lei Calvino, che cosa propone? Che tipo di punti fermi propone nell'attività letteraria, ma anche nella cultura in generale della società occidentale? Lui stava lavorando a questo ciclo di lezioni. L'aveva praticamente finiti e è morto, ha preso un ictus praticamente, è morto a 61 anni, quindi abbastanza giovane improvvisamente. Queste lezioni allo stato così nascente sono poi la moglie le ha raccolte e ovviamente nella casa editrice Einaudi pure si sono dovute fare per vedere se potevano essere pubblicate. In effetti Lezioni americane è proprio l'ultimo libro di Calvino che è uscito postumo, però è uscito dopo la sua morte. Quindi questo era insomma un po' la parabola della sua vita, una vita di molte soddisfazioni, di notorietà, malgrado un carattere però non schivo, non, no, non era così, anzi era molto disponibile e aperto, però non alla ricerca assoluta del primeggiare, dell'essere in mezzo ai riflettori, insomma. Quindi, per ora ci fermiamo qui. E la prossima video lezione, è quasi ovvio, sarà dedicata insomma invece a dare un'occhiata alla sua produzione che ha attraversato molti periodi diversi, insomma, non dico dal punto di vista cronologico, proprio dal punto di vista della visione del mondo che spesso che è abbastanza cambiata dagli esordi fino alla fine. Grazie dell'attenzione e a presto.